Kurt Cobain e Courtney Love, come vive la figlia Francesca. Quando Kurt Cobain morì, all'età di 27 anni, scomparve una delle più grandi leggende del rock. Ma, per Francesca Ben Cobain, scomparve soprattutto il suo papà. Aveva solamente 2 anni, Francesca. Che oggi, a 2 decadi di distanza, sembra la fotocopia di quel padre che non ha avuto il tempo di conoscere. Da lui, come da mamma Courtney Love, ha ereditato la vena creativa. Ma come esprime il suo talento e come è cambiata in questi anni?. Il rapporto coi genitori. La prima volta in cui di Francesca Ben Cobain si parlò per davvero, fu in occasione del suo 16° compleanno. Che non è stato esattamente tradizionale. Aveva per tema il suicidio, in onore di Kurt Cobain. E, la torta, aveva per scritta R.I.P. Kill the Odd. Gli invitati erano tutti vestiti di rosso o di nero, e c'era in palio un premio per l'outfit più da morto. Al suo fianco, come in ogni altra occasione, c'era mamma Courtney Love. Che quella figlia l'ha cresciuta da sola, e a cui lei è molto unita. Quando, a 17 anni, Francesca si emancipò legalmente dalla madre, Courtney dichiarò, "Tutto quello che posso dire, è che la amo da impazzire. Darei tutto per sentire sempre il rumore dei suoi tacchi, quando passa davanti alla mia camera da letto". Tuttavia, il loro rapporto fu spesso burrascoso. Solo adesso, le due paiono essersi riconciliate. A vedere la, ora non più, piccola Cobain, del resto, pare di vedere Kurt. E la somiglianza è tanto scioccante da turbare anche gli ex componenti dei Nirvana. Quando mi guardano, è come se vedessero un fantasma, ha confessato Francesca. Che, dal papà, ha ereditato anche il suo senso dello stile e il suo amore per la musica. Tuttavia, non è esattamente una fan della band di papà. Non mi piacciono molto i Nirvana. Preferisco gli Oasis, i Mercury Rev, i Brian Jones and Massacre. Non mi interessa la scena grunge. Ma Territorial Pissings è una canzone straordinaria, e Dumbo mi fa piangere ogni volta che la ascolto, ha confessato. Nonostante questo, Francesca Ben Cobain ha aiutato i Nirvana a scegliere il titolo e la foto di copertina del loro album di inediti. E aveva solamente 13 anni. Qualche anno dopo, divenne produttore esecutivo del documentario di Beaumont Age of Echo, sono stata molto chiara su cosa volessi vedere, so come volevo che Kurt fosse rappresentato. Non volevo che fosse una cosa mitologica, o romantica, ha dichiarato in proposito. Dalla moda alla musica. Una volta diventata adulta,
francese Ben Cobain ha ereditato molto della fortuna di suo papà, dei 450 milioni di dollari del suo patrimonio, a Frances ne spettava il 37 circa 170 milioni. Con 1.9 milioni, ha comprato la sua casa di West Hollywood. Nel giugno del 2014, la figlia di Courtney Love ha sposato in gran segreto Isaiah Silva, tuttavia, nel maggio del 2016, arrivò il divorzio. Sembra che l'ex marito pretenda ora 30.000 dollari l'anno da Frances, sostenendo di aver messo da parte la sua carriera dopo il matrimonio, e che lei stessa avesse promesso di aiutare economicamente lui e la figlia avuta da una precedente relazione. Oltre all'immensa fortuna ereditata, del resto, Frances Ben Cobain ha guadagnato molti soldi con il suo lavoro. È stata protagonista di numerosi editoriali come modella, e per la primavera 2017 era il volto di Marc Jacobs. Non penso che poserò per nessun altro per molto tempo, il lavoro di modella non mi appartiene. E non avrei potuto farlo per qualcuno che non fosse Marc, ha però confessato a Vogue. Il suo vero lavoro? È nel campo dell'arte, in cui debuttò quando aveva 17 anni con lo pseudonimo East Hollywood. Le sue stampe, online, le vendeva ad un prezzo compreso tra i 200 e i 400 dollari, prima di aprire il suo sito The Space Vintage.